della giornata. Un doppio chilometro per treni, uno Cocis GB, Mario Manzone, 2 Capoclasse Italia, Gaetano Di Nardo, 3 Centauro Jet, Vincenzo Villani, 4 Company SM, Enrico Antonio Maisto, 5 Constantin Ferm, Giorgio D'Alessandro Junior, 6 Kronos Lux, Vincenzo D'Alessandro Junior, 7 Cursus Umberto Di Vincenzo. Si ritrae Constantin Ferm. Macchina che prende velocità, lascia i concorrenti. Capoclasse Italia e Centauro Jet in linea dopo un centinaio di metri di corsa, avanti a Cocis GB, a largo Company SM, lungo i virilli Constantin Ferm e Kronos Lux alla retroguardia Cursus. Metà della prima piegata con Centauro Jet leader nei confronti di Capoclasse Italia, che si presenta a chiedere strada al completamento della piegata, ottiene il passi in meno di mezzo giro, è il leader della corsa. 30 appena abbondanti, 400 al palo sino metà retta di fronte, Capoclasse Italia in vantaggio nei confronti di Centauro Jet, quindi Cocis GB all'esterno e Company SM i 600 dopo un paletto nell'ordine del 15 in 45,6. Capoclasse Italia prosegue un paio di lunghezze avanti a Centauro Jet, ora affiancato da Company SM. La piegata di sinistra in 15,8, Company ne approfitta per ricucire almeno parte del gap col battistrada quando si va al completamento del primo chilometro passato da Capoclasse Italia in vantaggio in 1,16 secco. Per linee esterne ha spostato anche Constantin Ferm. In schiena Company SM, fatica a tenere il treno dei migliori Centauro Jet, Company SM che va a gravitare all'altezza del salchi di Capoclasse Italia, 15,4 la piegata di sinistra, accelera ora il leader Company SM, è lì a una lunghezza, a metà dell'addirittura di fronte, attacca Capoclasse Italia, sulle tracce i due Constantin Ferm, Company SM che insiste a lato di Capoclasse Italia e tende a passare all'imbocco della piegata finale quando il completamento del miglio della testa è passato in 2 minuti. Constantin Ferm che è arrivato lì a fari spenti e prova a spostare quando Company SM se n'è andato da Capoclasse Italia 200 metri dalla conclusione. All'inseguimento dei due c'è Kronos Lux, Company SM in vantaggio nei confronti di Constantin Ferm, poi Kronos Lux, Company SM che continua la serie di prestazioni a successo, viene a vincere facile davanti a un ottimo Constantin Ferm. Per il terzo invece ci sarà fotografia. 2.30 il doppio chilometro, 1.14.3 2.000 metri per il successo visivamente mai in discussione di Company SM Enrico Antonio Mesto per Domenico Minopoli, i colori della signora Svetlana Sapcina. E la 7ª vittoria consecutiva, la 9ª in 13 uscite per il figlio di Napoleon Barr che domina anche questa, il numero 4 sul tabellone al primo posto, al secondo il 5 di Constantin Ferm. Ci sarà invece fotografia per la terza moneta.